ragazzi hanno opposto la serenità di chi dice non è ancora finita. E questo è sicuramente importantissimo, continuare a rimanere. Palle della Spagna, ma è davvero, come direbbe Pino Daniele, tutta un'altra storia, quella che stiamo per raccontarvi. L'Italia sarà in che undicesimi, da quella batosta si poteva uscire con le ossa rotte e non più riprendersi. Così va, tempesti a due mani, poi rimbalzo ancora per i nostri avversari che cercano di andare alla conclusione dal centro, tornati in parità numerica, ma non scala la nostra squadra. E c'è il 6 contro 5 mentre ci riesce la Croazia pescando questa opzione che sogna di conquistare stasera quello che sarebbe il suo primo titolo continentale. Baraz per Busler, Boskovic a spazio ed è una conclusione straordinaria quella che bisogna disunirsi. La gara è lunghissima, la gara è lunga, l'Italia cerca uno spazio per andare al tiro, ritorna in parità numerica quando c'è la conclusione a segno da Boskovic che nuota verso di lui, abbassa il braccio, lo capisce. L'Italia può mantenere ancora per 7 secondi il possesso del pallone e c'è un gol straordinario per bellezza, per rapidità, siglato da Pietro Figli. Fatto concludere l'attaccante azzurro che riesce a... Baraz scarica per Sandro Sukno, ancora Baraz al perimetro, va al tiro. L'Italia aveva già in precedenza conquistò il titolo italiano battendo il record. Va in 3-3 la Croazia, tre giocatori in primo. Proprio per questo europeo, ora l'Italia difende alla sinistra dei teleschermi sintonizzati su Rai Sport 1. Attacco della Croazia che ci fa male da lontano, passaggio a vuoto nella nostra difesa, non bisogna permettere a Boskovic. Evitare che i palloni vadano al centro e Boskovic però indovina un po'. Jacopo si va con la mano sul volto di Sukno che adesso avanza e quindi di nuovamente 6 contro 5. E c'è un bellissimo gol da parte di Andro Buslie, impazzisce la mano serena, ma l'Italia c'è ancora in acqua. L'errore sono i minuti, più diventa difficile, però è in attacco che l'Italia deve cercare di sbloccarsi. Complimenti a Maro Jokovic, una conclusione devastante la sua, impossibile per Tempesti, dunque per la Croazia e che arriva per tecnica e carattere Maurizio Perugo. Soprattutto aver giocato tante partite, attenzione a Musumin, troppe le sue finte. E il 7-2 che fa esplodere la Mladost Arena con Muslim che poi Rudic ha ritrovato i giusti equilibri. Sì, ha ritrovato i giusti equilibri, però tornando al discorso, totalmente d'accordo, è un risultato straordinario per campagna, per il lavoro fatto in questi mesi con questi ragazzi. A bersaglio con il suo braccio mancino Valentino Gallo, la gol con il mancino che è nato palatisticamente a Siracusa con dei loro avversari. Una gara correttissima, diretta in modo impeccabile da Turga e Stavridis, una gara che ci piace chiudere con l'applauso che tutti i croati fanno alla loro formazione, ma noi cerchiamo di applaudire i nostri insieme a chi festeggia adesso loro, perché l'Italia è stata magnifica, è stata straordinaria, una medaglia d'argento stravinta oggi. Sì, è chiaro, il punteggio ci mette sotto.